Michela Magalli, figlia del celebre conduttore di Giancarlo, è in ospedale. È la stessa modella 24enne a rivelarlo sui social, ha pubblicato infatti delle Instagram stories nelle quali si mostra prima in pronto soccorso e poi in un non meglio precisato reparto dell'ospedale Gemelli di Roma. La giovane fashion blogger però non ha rivelato la natura del suo problema, anche perché al momento non c'è ancora una diagnosi. A preoccupare i fan una foto nella quale appare con una mascherina e una flebo, a cui ha legato il messaggio: pensieri e preghiere, grazie. Chi me l'ha tirata è riuscito benissimo. Michela Magalli è stata quindi sommersa da messaggi di incoraggiamento da parte dei suoi follower, a cui ha poi risposto con un post per ringraziarli e aggiornarli circa le sue condizioni di salute. Grazie dal cuore a tutti quelli che hanno dedicato un minuto per mandarmi un messaggio di conforto. Michela Magalli, la figlia di Giancarlo in ospedale. Non è un bel periodo per la figlia di Giancarlo Magalli. La giovane fashion blogger è finita in ospedale per un problema di salute. Se non sono stata attiva e non lo sarò in questi giorni sapete perché, ha spiegato nelle Instagram stories ai suoi follower, a cui ha parlato di un periodo non proprio dei migliori, per non dire di M. Michela Magalli ha spiegato anche che al momento non sa cosa le è successo, perché i medici non sono ancora arrivati a una diagnosi. Gli accertamenti a cui si sta sottoponendo serviranno proprio a questo. Potrebbe essere una malattia esantematica o una infettiva, un virus come quello di Epstein-Barr, la linfomonocitosi adenopatica infettiva o che ci, ne so io. E poi ha concluso il suo post invitando i suoi fan a incrociare le dita per lei. Una situazione non facile per la figlia di Magalli, che però la sta prendendo anche con ironia. Quanto ci è allegra la mia stanza? Luxury, ha scritto sulla foto in cui ritrae la stanza della quale è ricoverata. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.